C'era anche il governatore della Toscana Enrico Rossi a celebrare l'anniversario della liberazione di Signa, appuntamento tradizionale con una sfilata svoltasi quest'anno in notturna. Lui, che tra poche settimane, concluso il mandato da presidente della regione, potrebbe calarsi nei panni di nuovo assessore del comune della cintura fiorentina, almeno stando ai rumors circolati per tutta l'estate nei palazzi della politica toscana. Un appuntamento tradizionale, quello di Signa, comune che, come molti nella nostra regione, pagò a caro prezzo il passaggio del fronte. Anche a Signa gli alleati, quando arrivano il 4 settembre, trovano già la città occupata dai partigiani, insediata la giunta espressione del CLN. In altre parole, è in Toscana, nell'agosto 44, che avviene questa grande svolta. Firenze insorta per liberarsi da sola. E infatti gli alleati riconoscono sia la rappresentatività dei comitati di liberazione nazionale sia la forza militare dei partigiani, anticipando di un anno quello che avverrà al nord nel 45. Tutto questo è importantissimo perché facciamo il confronto fra l'Italia e gli altri paesi sconfitti, Austria, Germania, Giappone. Noi siamo in grado di riscattarci prima degli altri e di avere libertà e democrazia e unità prima degli altri, perché abbiamo avuto l'antifascismo e la resistenza, qualcosa che qualcuno vorrebbe cancellare ma che non si può cancellare.